Uè, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo il lanciabowling. Arma esplosiva, cannone ad avancarica. Lancia palle di cannone che danneggiano e respingono gruppi di nemici. Le palle di cannone possono rimbalzare prima di esplodere, danneggiando i nemici vicini a ciascun rimbalzo. Percato con un livello critico, un solo danno critico, elemento energia, velocità di ricarica perché sennò ha una ricarica veramente, veramente lenta e danni ai bersagli rallentati e intrappolati aumentati del 45%, sempre in combinazione all'ultima perk. Tutti i nostri lanciabowling hanno la stessa identica ultima perk, quella che il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento del bersaglio. Allora ragazzi, il lanciabowling è un'arma veramente, veramente particolare. Questo piccolo gioiello è veramente versatile, infatti non potrete sempre estrapolare il massimo del suo potenziale. Quello dipende moltissimo dalla situazione in cui vi trovate. Cosa significa ciò? Innanzitutto dovete prendere in considerazione la descrizione dell'arma. Ogni volta che l'arma rimbalza, ogni volta che il colpo rimbalza, effettuerà un danno ad area che è comunque abbastanza notevole. Il colpo in sé, anche non sbattendo su nessuna parete, trafigge i nemici. Ciò significa che sparando ad un bersaglio dritto, quindi riuscirete a colpirlo una volta. Se il colpo, oltre a trafiggere il nemico, sbatte su una parete molto vicino ad esso, effettuerà un secondo tipo di danno. Poi la palla rimbalza e in base alla vostra fortuna riuscirete a dittare un abietto molte molte più volte, addirittura fino a 3-4 volte consecutive. E ciò sprigiona un potenziale veramente pazzesco. Questo lanciabowling, secondo me molto sottovalutato, merita l'attenzione di tutti voi. L'esplosione innanzitutto avrà effetto sull'area di un tiles e mezzo, quindi va a colpire un'area veramente veramente vasta. L'esplosione, come avrete ben visto, non avviene solamente alla fine del colpo, ma ogni volta che il colpo colpisce un muro piuttosto che il terreno, quindi ipoteticamente un colpo solo riesce ad effettuare 3 volte lo stesso tipo di danno. Ma oltre al danno delle esplosioni, il colpo effettuerà il massimo del suo danno su tutti gli zombie che colpirà durante la sua traiettoria e non esplodendo. Attenzione! Se voi andate a pensare a tutti questi particolari messi insieme e messi in una situazione molto favorevole, vado a fare l'esempio comunque in una modalità per esempio Endurance, dove ci sono comunque tunnel già costruiti, oppure in una singola missione dove comunque ci siamo sbizzarriti a costruire abbastanza bene, in quelle mappe dove le ondate di zombie sono in un luogo abbastanza chiuso, in quella maniera riuscirete ad utilizzare l'arma in una maniera molto più comoda e soprattutto ad estrapolare un danno veramente veramente esagerato. Ovviamente quest'arma, per ovvi motivi, è molto più comoda utilizzarla con un ninja. Non sto dicendo che con il costruttore sia sbagliato, anzi, come vedrete con il costruttore riuscirete ad ottenere un danno molto più stabile. Ma sferrando comunque molte volte il colpo dall'alto, con Lynx magari mentre state in volo riuscirete comunque a bussare ulteriormente il danno. Beh, è un lanciarazzi veramente comodo da utilizzare con comunque qualsiasi tipo di classe. Ecco, il lato negativo di quest'arma è quando l'andrete ad utilizzare in mappa aperta. Utilizzandola comunque all'aperto, il colpo non avrà modo di rimbalzare molte volte sullo stesso bersaglio, molte volte andrà addirittura a farsi perdere. Ecco, in quel caso dovrete sempre badare a costruire magari qualche muro, arrangiarvi comunque come potete. Fortnite è comunque un gioco dove è possibile costruire, un gioco dove comunque è possibile aggiungere un sacco di variabili e divertirvi come più potete, ragazzi. Il lanciabowling è una di quelle armi assolutamente molto molto variabili. Io vi consiglio assolutamente di comprarvi quest'arma, se non fosse chiaro sicuramente merita un casino. Ci sono un sacco di motivi che comunque dovrei elencarvi per motivarvi a comprare quest'arma, ma io cerco sempre di motivarvi a comprare tutto quello che esce nel negozio. Molte cose, anche se magari all'inizio sembrano deboli, poi vengono buffate e vengono modificate dalla Epic. Non c'entra nulla con il lanciabowling, in quanto è un'arma veramente già forte con il suo potenziale, veramente il suo potenziale è inimmaginabile. Non ha bisogno di buff semplicemente perché è perfetta in quelle situazioni
situazioni dove non sono perfetti altri lanciarazzi. Parliamo adesso delle due build utilizzate per questo video. Allora, la prima, come avrete notato, è quella che ho utilizzato con il costruttore, quindi Penny Demolitore come primario, il vantaggio squadra di totalmente rock, quindi vado ad inserire per forza due perk musicali, subwoofer e ritmo di battaglia in questo caso, poi ciurma all'arrembaggio, così vado a boostare i danni delle palle di cannone, munizioni esplosive con il Wukong e pronto e carico. Personalmente non sono un grande fan di questa build, ho solamente cercato di boostare il lanciarazzi, o meglio, il lanciabulling il più possibile. La build invece con Lynx, modificata un po' rispetto a quando vado a fare il remitico, sempre totalmente rock, subwoofer e ritmo di battaglia, esplosioni più veloci, quindi vado a boostare i danni dei lanciarazzi, e ciurma all'arrembaggio, vado a boostare i danni delle palle di cannone. Tutto antibomba, poi quella è una mia preferenza. Ovviamente è possibile ottenere un DPS ancora più elevato, se magari andassi a mettere il vantaggio squadra che infligge più danno sugli zombie con tutta la salute, quindi non avendo più bisogno degli eroi musicali, potrei sicuramente sostituirne uno andando a mettere magari pronto e carico, o magari incrementando i danni a distanza, però in genere sapete, il lanciabulling è una di quelle armi che utilizzerete perché vi ritroverete in mano. Non penso che molti di voi entreranno mai in missione con appunto una build incentrata sul lanciabulling. In quel caso molte volte quando andrete in missione magari con le palle di cannone, con i cocchi, con i tesori di Barba Blake, beh in quel caso avrete già una build che può sfruttare anche i danni aumentati sulle palle di cannone in questo caso. È un'ottima arma anche da utilizzare contro l'UFO alla Wave 25. Ovviamente è ottimale cercare di far rimbalzare la palla addosso all'UFO il quante più volte possibili, ma anche se sparerete dal basso e lo colpirete diciamo una sola volta, riuscirete comunque a infliggere abbastanza male. E pensare che questo lanciabulling non è né percato apposta per uccidere l'UFO, e comunque neanche in fisico, perché ricordiamo, per uccidere gli UFO, per uccidere il re della tempesta mitico in un modo molto più facile, intendo ovviamente i cristalli e il corno, è opportuno tenere le armi in fisico. E per quanto riguarda l'UFO della Wave 25, ma anche comunque nelle Wargames, è opportuno percare le armi in full danni, senza il danno critico, perché appunto non riuscirete mai a crittare contro di essi. Se posso essere onesto con voi ragazzi, non fate il mio stesso errore. Il lanciabulling è una di quelle armi che sinceramente avevo veramente snobbato alla grande all'epoca. Non mi ero neanche mai incentrato veramente sul suo potenziale. Ecco, perciò ci tengo a ringraziare un fan in particolare, che non farò il nome perché ovviamente non ho la sua autorizzazione per farlo comparire nel video diciamo, ma che mi ha fatto un commento veramente costruttivo sul lanciabulling che a me ha aiutato veramente un sacco. Quindi se stai guardando questo video veramente grazie di cuore e grazie a tutti voi per essere arrivati fino a qui. Beh ragazzi, io spero di essermi spiegato abbastanza bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento, se fosse così vi invito solo a lasciare un bel pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi nessun contenuto e nessuna live, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video e per oggi vi saluto, noi ci vediamo con il prossimo episodio, bella bella! I was just a